primo disegno di legge che arriva in aula e prima vera grande bocciatura da parte nostra per la maggioranza di centrodestra. È un provvedimento sbagliato perché non si occupa minimamente di quelle che sono le principali necessità dei cittadini abruzzesi. Assentiamo da tutte le parti problemi che riguardano la sanità e priorità in questo ambito, assistiamo a provvedimenti di tagli, sentiamo gli agricoltori e tutto il comparto chiedere soldi di ristoro rispetto ai danni della peronospora. Sentiamo il grido di allarme che viene da tutto il comparto dei trasporti pubblici e la risposta che oggi è stata data da Regione Abruzzo in questo disegno di legge è stato zero, nulla, nulla di fatto. Hanno deciso di finanziare l'acquisto di alcuni libri di una biblioteca, hanno deciso di finanziare un evento concertistico che si terrà a Pescara per una sola sera con 500.000 euro, hanno deciso di finanziare borse di studio di una scuola privata che potrebbe concorrere invece, così come le scuole pubbliche, ad avere delle borse di studio. Quindi è un vero ribaltamento delle necessità e delle priorità, ovviamente a danno dei cittadini abruzzesi.